Il progetto ha inteso fare rete tra tanti oggetti, tanti desideri, tanti soggetti della città di Cesena. In particolare l'idea è partita con un centro geografico del progetto che è la pista ciclabile, una nuova pista ciclabile costruita proprio lungo la strada principale di Cesena che è la Via Emilia. Da qui è nata tutto un pensiero legato a chi poteva usare questa pista ciclabile, agli studenti, ai ragazzi che la potevano usare, ai lavoratori che la potevano usare. Quindi si è pensato ai lavoratori, si è pensato a incentivarli nel percorso casa-lavoro e soprattutto si è pensato alla popolazione dei ragazzi, degli studenti delle scuole elementari. Proprio uno dei filoni del progetto è stato appunto la parte educativa di mobilità sostenibile, che in particolare si è concentrata sul piedibus, e quindi abbiamo in particolare voluto sviluppare una serie di numerosi percorsi piedibus che si sono sviluppati sia a Cesena che a Cesenatico, e non soltanto i percorsi abbiamo voluto curare ma anche l'aspetto educativo, diffondendo in particolare la cultura della mobilità sostenibile con dei laboratori scolastici sia nelle scuole elementari che nelle scuole materne. E la formazione abbiamo voluto diffonderla anche agli operatori che si occupano appunto di piedibus e che comunque collaborano col mondo sociale, quindi sono stati creati dei laboratori proprio dedicati per le associazioni che collaborano e insieme a noi portano avanti questo progetto. Concludendo il concetto della rete, abbiamo fatto in modo che tanti progetti già in essere nella città di Cesena, ma anche fuori, presso la Regione Emilia-Romagna, trovassero in questo progetto finanziato dal Ministero una sintesi. Siamo stati coinvolti quindi in tantissimi altri progetti e abbiamo così conosciuto anche moltissime best practices già presenti in tante altre città.